Sì, allora oggi siamo qui per la presentazione della 29ª edizione dell'Infiorata, che ormai è tradizione della comunità padulese. Devo dire che c'è una simbiosi tra quello che è il sacro e il profano, perché oltre all'aspetto sacro e quindi tutta la giornata dedicata all'Infiorata, l'aspetto religioso, c'è anche un aspetto laico, perché abbiamo, da alcuni anni, soprattutto quest'anno, abbiamo ideato alcune sezioni che fanno parte, quindi manifestazioni collaterali che fanno parte sempre dell'Infiorata, che va dallo sport all'enogastronomia, alla cultura e allo slow food, quindi abbiamo varie associazioni che collaborano insieme a noi per la realizzazione di queste infiorate. Quindi sarà un'infiorata ancora più ricca degli altri anni. L'anticipazione che posso fare è che il 28 giugno saremo a Piazza San Vito, quindi a Roma, per partecipare insieme alle altre infiorate più belle d'Italia come candidatura UNESCO. E ricordiamo un po' l'appuntamento, le date, i luoghi. Sì, allora l'appuntamento dell'Infiorata è il 2 giugno, quindi domenica 2 giugno. Le zelatrici, a cui va un mio prezioso ringraziamento, perché senza le quali sicuramente l'Infiorata come aspetto religioso sicuramente non potrebbe esserci. Il 2 giugno quindi c'è l'appuntamento clou, però iniziano le manifestazioni, come dicevo prima, le manifestazioni collaterali iniziano già dal 18 maggio con il primo torneo di rugby, a seguire c'è un torneo nazionale di calcio e poi ci sono altre manifestazioni, tra cui lo slow food, la Coldiretti, perché abbiamo anche la partnership con la Coldiretti. Quindi sono tante tante le manifestazioni, a partire dal 18 maggio fino al giorno della conclusione. 25 e 26 maggio ci sarà anche un'altra manifestazione che è stata denominata Aspettando l'Infiorata. Allora, inizia questa edizione 2024 dell'Infiorata a Paduli, un evento molto sentito che ha una ampia e grande tradizione e che sicuramente permetterà a tante persone di conoscere la realtà, la comunità che lei, insomma, guida spiritualmente. Sì, mi auguro che ci siano tante tante persone perché vale davvero la pena esserci. Perché è un momento straordinario di creatività, è un momento di fede, è un momento di comunità. Pensate che ci sono circa 500 infioratori, quindi sono tantissime le persone coinvolte. È una realtà che è un sogno che si realizza, perché è nata così per caso con i bambini dell'ACR di un tempo che oggi sono in qualche modo protagonisti dell'infiorata, l'autrice dei bozzetti che poi magari vedrete, è qui presente oggi come artista. Allora era una bambina che faceva i quadri in mezzo alla strada. È un momento che per me rappresenta anche l'unione della comunità, sia nella sua dimensione, sociale, sia nella sua dimensione religiosa.